Come capire se ti ignora perché non le interessi o le piaci e se la deve tirare? Ciao, lascia che ti spieghi. Quello che stai per guardare è un mio vecchio video. L'ho ripescato dal mio archivio perché è un video estremamente carico di valore che voglio ricondividere con te. E pensa che rappresenta solo l'1% di quello che potresti imparare all'interno del mio percorso Masterclass. Che cos'è la Masterclass? È un percorso che ho creato per uomini come te per imparare a saperci fare meglio con le donne e trovare finalmente la donna della propria vita. Clicca il link qua sotto in descrizione per parlare con un mio coach e sapere come poter entrare. Costa veramente pochissimo, è alla tua portata ed è la tua ultima spiaggia per trovare finalmente la donna della tua vita. È un percorso composto di parte teorica e di coaching, tramite la quale ti seguirò personalmente per aiutarti a districarti nel mondo delle relazioni sentimentali e per assisterti nel tuo percorso di conquista della donna che desideri. Goditi il video. Amico mio, questo si capisce all'inizio di una chat o di una conoscenza. Partiamo dal primo punto, ovvero quando lei ti ignora perché non le interessi. Dalle prime battute in chat puoi capire se hai esperienza, o comunque te lo spiego io, se c'è interesse. Se la ragazza risponde un po' scazzata, a monosillabi, non ha voglia, non ti fa domande, non è interessata a sapere di più da te, dalla conversazione, e senti che c'è qualcosa che non va, che manca, che è carente, che è annoiata, questo è sinonimo di disinteresse. Questo non vuol dire per forza che lei non potrà essere mai interessata a te. Significa che in questo momento, all'inizio, sei partito male tu. Non ti sei dimostrato così interessante, così differente dagli altri. Non le hai fatto venire voglia di conoscerti, di scoprirti, e lei si è annoiata. Quindi a una certa ha mollato lì la presa. Ha detto, bah, non ho più voglia di occupare il mio tempo, stare dietro a sto qua perché non mi ha dato nulla di diverso e quindi lascio lì. Lo so, sarebbe molto più bello se ti dicessero le ragazze: no, guarda, non mi interessi, no, guarda, non mi hai colpita, ciao, così ci metteremmo l'anima in pace. Ma non lo fanno perché per i motivi che ho già detto. Passiamo ora al secondo punto: le piaci e se la deve tirare un po'. Questo puoi presagirlo anche un po' prima, guardando il suo profilo o vedendola di persona. Puoi farti un'idea di una persona nei primi secondi, ovvero è così che le persone si fanno la primissima idea, che poi può essere smentita ovviamente. Dal profilo e dal vivo puoi capire tramite micro comportamenti, atteggiamenti, modi di fare, se la ragazza è una che se la tiracchia un po' perché sa di essere bella, di avere la fila di uomini, di essere particolarmente orgogliosa e forte come personalità, e quindi capisci se lei è una che di solito se la tira. Quindi nei primi messaggi, anche lì torniamo all'inizio della conversazione, vedi che questa è particolarmente aggressiva, tra virgolette, in chat, cioè molto sicura, molto incisiva nelle risposte e non la manda a dire. È molto diretta, come se volesse subito scontrarsi con te per vedere quanto puoi resisterle, quanto le sai tenere testa. Perché se è una che vede un ragazzo, un uomo che le scrive deboluccio, lei se lo mangia a colazione subito e dice: questo qua non fa per me perché non mi ha saputo tenere testa. A questo punto però potrei chiedermi: ma se le piaccio, perché mi ignora? Probabilmente vuole vedere fin dove sei disposto a spingerti, fin dove, se lei tira la corda, tu sai arrivare. Ovvero, sei uno che si genuflette per lei, che implora attenzione, o uno che come lei se ne sbatte e continua a fare le sue cose. Ecco, se è questo secondo caso, lei sarà sicuramente più attirata verso di te rispetto a uno che dopo un po' di fatica molla la presa, oppure insiste e si dimostra come tutti gli altri, uno che ha bisogno. Lei in questo caso ti sta testando, vuole vedere fino a che punto puoi arrivare, se hai ancora voglia di scriverle ogni tanto, come le scrivi, e vuole appunto vedere se a una certa perdi la brocca e cominci a investire come un pazzo, quindi continui a scrivere perché senti che sta scappando, o se non ti interessa, aspetti, le rispondi a tono, le dici: guarda vecchia che se non ti muovi io me ne vado. Tra virgolette, guarda che se non partecipi alla conversazione io mi stanco e me ne trovo un'altra perché non sei tu l'obiettivo. Pensavo di conoscere una ragazza interessante, ma a quanto pare sei una che se la tira, va bene, ciao. Ecco, metterle un po' di pepe al culo in questo caso, farla un po' stare sulla brace, sulle spine, metterla in faccia a una persona che non ha paura di perderla, che non è come gli altri e che accetta le sfide e rilancia, come nel poker. Questo sì che farà sì che lei sia un pizzico più interessata e la porta a investire su di te. Fermo restando che una può essere bella, intelligente, se la tiracchia un po' e è pure interessata a me, ma non può continuare a fare così. Io una certa mi stufo ed è lì che viene fuori se veramente tu sei uno che può fare a meno di lei o se è tutta una tecnica e strategia. Lei capisce se effettivamente tu sei a posto così anche se non ti risponde più o se fa
fai un no contact di tot giorni e poi le scrivi di nuovo perché sei impazzito dal desiderio di volerla sentire quando lei è sparita. Insomma, in base a come ti comporti, lei capirà e in quel caso ti darà la possibilità di conoscerla, visto che lei se la deve tiracchiare. Anche lì, tu cerca di capire se vale la pena aspettare tutto questo tempo o scontrarti con una che all'inizio farà difficile, perché una che lo fa sempre il default a me darebbe fastidio, dopo un po' non riuscirei a mantenere una conversazione, una conoscenza con lei se una è così sempre. Se lo fa all'inizio per testarmi, per valutarmi, per cercare di scremare me da tutti gli altri che le scrivono, va bene, però dopo deve ricominciare ad allinearsi a me. In sostanza, le circostanze, ciò che hai fatto, ciò che è lei, ciò che osservi, ciò che noti, i dettagli, insomma, sono ciò che fa la differenza. Quindi fate bene attenzione.